tutti, chi non conosce i famosi biscotti gocciole? I miei figli li adorano. Oggi li preparerò insieme a voi. Vediamo gli ingredienti. Ci serviranno 90 g di burro morbido, 250 g di farina 00, un uovo, 100 g di zucchero di canna, la buccia di un limone grattugiato, 50 g di gocce di cioccolato, meno di mezzo cucchiaino di lievito per dolci e un pizzico di sale. Per fare questi biscotti utilizzerò l'impastatrice. Allora metto il burro, lo zucchero di canna, l'uovo, la buccia del limone grattugiato, e mescolo gli ingredienti. Poi, dopo qualche minuto, aggiungo il lievito per dolci, poi la farina, pizzico di sale e mescoliamo ancora. E per ultimo aggiungo le gocce di cioccolato. Qua l'impasto deve rimanere liscio e omogeneo. Poi taglio un pezzo e vado a formare delle palline grandi quanto una noce o leggermente più grandi, insomma come volete voi. Formo delle palline e poi vado a schiacciarle e cerco di dargli una forma leggermente allungata come una goccia, così, e vado a metterla su una teglia. L'ho messo sopra della carta forno, così. Cercando di farle tutto uguali. Ora in forno a 180 gradi per 15 minuti e metto la teglia a metà. Ecco qui i biscotti pronti. Non vi preoccupate se all'inizio, appena sfornati, sembreranno morbidi, perché poi diventeranno croccanti dopo. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta e se volete ci vediamo al prossimo video. Ciao!